Buongiorno a tutti, siamo quattro studenti del corso di igiene dentale facente parte della scuola di medicina dell'Università degli Studi dell'Insubria. Io sono Francesca e vi introdurrò brevemente il nostro corso di studi. Il nostro lavoro è incentrato prevalentemente sulla prevenzione. Il sorriso è un biglietto da visita che tutti riconoscono ed è un segno di salute e di benessere ed è questo che tramite il nostro lavoro dobbiamo far arrivare al paziente questo messaggio, che il sorriso deve essere un sorriso da mostrare e non un sorriso da nascondere. Ciao a tutti, io sono Enrico e vi presenterò alcuni dati epidemiologici. Circa il 90% della popolazione mondiale è affetto da carie, mentre il 96% della popolazione soffre di gengivite, quindi malattia, infiammazione delle gengive e malattia parodontale. Il 5% delle neoplasie maligne sono a carico del cavo orale. E questo dimostra che è fondamentale il nostro ruolo di igienisti dentali per prevenire tutte queste malattie e proprio perché è fondamentale intercettare i primi segni sul paziente per intervenire il prima possibile. Vi lascio con un aforisma di Ippocrate che già 2400 anni fa circa aveva capito che non basta insegnare la malattia e come la si cura, quindi non basta solo la parte teorica, ma occorre insegnare la salute e come conservarla. Questo perché è fondamentale la motivazione e l'istruzione di tutti i nostri pazienti per una buona igiene orale anche a casa. Buongiorno a tutti, io sono Greta e oggi vi parlerò di chi è l'igienista dentale, quali sono i suoi sbocchi lavorativi e qual è il tasso di occupazione di questa figura professionale. L'igienista dentale è un professionista sanitario che attua interventi terapeutici al fine di migliorare il benessere e la salute sistemica, nonché l'estetica e l'autostima. Inoltre, pianifica programmi di educazione nelle comunità, indicando quali sono le corrette abitudini di vita e quali sono i corretti principi alimentari da seguire per la tutela della salute orale, non sostituendosi a dietologi o dietisti. Per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi, è bene sottolineare che l'igienista dentale è una figura relativamente nuova, infatti esiste in Italia dal 1981. Il suo ruolo si è valorizzato solo da qualche anno, ma la sua importanza è in costante crescita. È una figura professionale che, con l'indicazione dell'odontoiatra, svolge la propria attività in piena autonomia e la professione può essere esercitata sia in strutture sanitarie pubbliche sia in strutture private, in regime di dipendenza o come liberi professionisti. Per quanto riguarda il tasso di occupazione, da alcuni dati Alma Laurea dal report di Mastrillo, possiamo vedere come igiene dentale è la prima fra le 22 professioni sanitarie per occupazione ad un anno dalla laurea. I laureati degli atenei della stessa area geografica hanno un tasso di occupazione del 71,6%, mentre il tasso di occupazione dei laureati dell'Insubria è più alto e si attesta all'85,7%. Inoltre, è stato chiesto quale fosse il livello di soddisfazione per il lavoro svolto agli studenti e lavoratori neolaureati. E questo si attesta a 8,7 su 10. Buongiorno a tutti, io sono Simone e oggi parleremo di come sono strutturati gli insegnamenti nel nostro corso di studi. Esistono principalmente due macroaree. La prima macroarea è quella biomedica, dove si trattano materie di cultura medica di base, come chimica, anatomia e fisiologia. La seconda macroarea è quella delle materie specialistiche, dove vengono trattati insegnamenti specifici per la nostra professione, come microbiologia del cavo orale, implantologia e protesi, igiene orale professionale e domiciliare. Inoltre, il nostro corso di studi ci dà nozioni psicopedagogiche per un'efficace comunicazione nella relazione di aiuto con le varie tipologie di pazienti, come quelli in età evolutiva, in età adulta e in età geriatrica. Il nostro corso di studi offre fin dal primo anno un'adeguata preparazione sui prodotti sia di igiene orale domiciliare che professionale, oltre che una collaborazione diretta con le aziende leader del settore, che organizzano seminari sia dal vivo che online. Inoltre,
Il nostro corso di studi di igiene dentale vi offrirà la possibilità di ottenere e migliorare abilità manuali e tecnico-operative durante il corso dei 3 anni grazie al tirocinio professionalizzante. Tirocinio professionalizzante che comprende progetti di educazione all'igienerale presso istituti scolastici, comunità e reparti ospedalieri. Adesso vi faremo vedere giusto uno spezzone di un progetto realizzato proprio da noi durante questo periodo di quarantena. Svolge prevalentemente presso la clinica odontostomatologica di Velate, facilmente raggiungibile con i mezzi dal centro di Varese, presso la clinica Fondazione Molina Ollus di Varese e presso il centro di neuropsichiatria infantile di Tavernieri in provincia di Como. Il tutto sotto la supervisione del coordinatore del corso, la dottoressa Michela Rossini, e sotto la guida di tutor appartenente al profilo professionale. E adesso i nostri igienisti dentali tutor e assistenti di tirocinio vi daranno il benvenuto nella lingua dei segni italiana. Grazie per l'attenzione, per qualsiasi informazione o anche domanda ed elucidazione non esitate a contattarci. A presto, ciao! Ciao! Ciao!